Le eccellenze sportive irpine 2018 hanno ricevuto le stelle al merito di fine anno, kermesse che si conferma e che ha visto la partecipazione dei migliori atleti e delle migliori società della provincia di Avellino, ambito irpino ma soprattutto nazionale, aspetto rimarcato dal delegato CONI Avellino Giuseppe Saviano e dal presidente regionale del CONI Sergio Roncelli. Bisogna radicare lo sport anche nei piccoli centri e questo è qualcosa che il CONI già sta facendo. È naturale che c'è un ottimo rapporto tra noi e il presidente regionale del CONI, professor Roncelli, con il quale condividiamo appunto le teorie dello sviluppo dello sport nella provincia di Avellino così come in tutta la Campania. Sulla riforma del CONI Roncelli è molto chiaro, sottolineando il valore delle universiadi per tutta la regione. Noi siamo praticamente l'unica istituzione al mondo, l'unico paese che ha un'istituzione sportiva di questo tipo che si basa su un volontariato incredibile e come eccellenza sportiva deve essere conservata. Le universiadi, lo ricordo, come manifestazione sono seconde solo alle Olimpiadi. Verranno 18.000 persone fra atleti, tecnici e dirigenti e sono un momento proprio per promuovere l'immagine di Napoli e di tutta la Campania nel mondo. Aspetti rimarcati anche dal vicepresidente vicario della FIGC, Cosimo Sibilia. Con le universiadi ci saranno grandi investimenti dal punto di vista delle strutture sportive e quant'altro. In questa regione noi ne abbiamo tanto bisogno, quindi credo che sia un fatto positivo e anche qui mi pare che si sta raggiungendo l'obiettivo di farsi trovare pronti quando ci sarà l'inizio di questa grande competizione internazionale.